saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Oggi è arrivato il momento di recensire il smartphone di fascia intermedia di casa Sony, quindi Sony Xperia P. Si tratta di uno smartphone con schermo da 4 pollici, risoluzione 540x960, con tecnologia Bravia e anche White Engine, quindi altissima luminosità e visibilità sotto la luce diretta del sole, processore dual core da 1 GHz con GPU Mali 400, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria non espandibile, batteria da 1305 mAh non removibile, fotocamera da 8 megapixel, fotocamera frontale VGA e anche supporto a NFC. Questa è la confezione che avevamo già visto nell'unboxing. Rapidamente andiamo a vederne il contenuto. Oltre allo smartphone che abbiamo già rimosso, alimentatore italiano, cavo USB, micro USB, abbiamo le cuffie stereo in ear con tutti i gommini delle varie misure, i manuali e basta. In realtà nella confezione italiana dovrebbe esserci anche il cavo HDMI e qualcuno dice, però a noi non risulta, indagheremo sicuramente, anche gli smart tag. Questo è lo smartphone, le dimensioni sono giuste, nel senso stiamo parlando di uno smartphone di dimensioni intermedie. Tanto per fare un esempio, questo è un Motorola Razr Max, o ancora, confronto ancora migliore, con un Sony Xperia S. Poi, poiché questi smartphone sono tutti molto simili a quelli di Sony, è anche interessante fare un confronto con un altro smartphone della stessa famiglia, perché esteticamente sono uguali e nelle immagini si fatica un po' a capire quale sia il più grande. Tre tasti soft touch qua sotto che vedremo poi in dettaglio in questa barra in plexiglass, uscita micro USB, mini HDMI, sotto questo slot micro SIM, questa e anche dall'altra parte simmetricamente l'altra vite a vista, perché la scocca dietro è in metallo, fotocamera da 8 megapixel con LED flash, il simbolo Sony Ericsson, la scritta Xperia, tasto per la fotocamera molto gradito, bilanciere del volume, tasto accensione, spegnimento, blocco, sblocco, speaker. Sopra solo il jack audio da 3,5. Cosa abbiamo da aggiungere su questi tasti qua sotto? La barra in plexiglass in proporzione è un pochino più grande rispetto a quella di Xperia U e Xperia S e ha un grandissimo vantaggio, quello di avere i tasti soft touch direttamente nella barra. Se può sembrare, intanto è sicuramente una scelta prima di tutto più logica. Qui c'è il simbolo, qui premiamo, in Xperia S dovremo premere qua sopra. Poi abbiamo anche una diminuzione dello spazio nero fra i tasti e lo schermo e, cosa molto più importante, senza guardare è molto 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 più facile premere questi tasti perché c'è un feedback tattile a livello di differenza di posizione, mentre invece chi ha un Xperia S lo sa, spesso è costretto anche a fare delle specie di gesti, quasi uno strofinamento, per essere sicuro di premere i tasti. Soluzione sicuramente più interessante questa, come anche quella della scocca in metallo, quindi complimenti a Sony per questa scelta, peccato che sia stata applicata però soltanto a Xperia P. La versione Android è Gingerbread, ha ricevuto di recente un piccolo aggiornamento, ma è sempre Gingerbread, arriverà il screen sandwich promesso da Sony. Cominciamo a navigare con il browser, andiamo a selezionare androidworld.it in versione mobile, siamo connessi al momento col nostro operatore in HS UPA. Interrompiamo subito questo passaggio per farvi vedere una cosa che ci interessa di più. Intanto avete intravisto la tastiera, che è buona, migliore di tastiere preinstallate di altri concorrenti, se così vogliamo dire. Questo è Chrome OS World invece in versione full. Eccolo qua. Il caricamento ovviamente in questo caso dipende dalla connettività dell'operatore, quindi possiamo prenderlo come riferimento fino a un certo punto. In ogni caso abbiamo visto anche un caricamento veramente discretamente buono.
Questa è la velocità di scroll dopo la fine del render. Ecco qua, dello zoom. Abbiamo qualche micro incertezza e micro scatto quando effettuiamo lo zoom, quindi c'è ancora da ottimizzare. Il problema è sempre lo stesso, il problema è che con il browser stock di Gingerbread molto più di queste prestazioni è difficile ottenere realmente. Abbiamo la possibilità di gestire i dispositivi connessi tramite DLNA, quindi condividere e vedere i contenuti multimediali degli altri dispositivi che ci sono in rete. Fotocamera, la fotocamera è sempre quella molto buona di Sony, molto veloce nello scatto, con funzioni rapide accessibili da questo tasto qua che ci permette per esempio di abilitare la funzione normale e poi scegliere per esempio una di queste scene, regolare manualmente la luminosità o abilitare e disabilitare il flash. Ci sono altre impostazioni come per esempio la fotopanoramica 3D o l'apertura multiangolo 3D che permettono di fare delle foto tridimensionali, foto tridimensionali che però ovviamente possono essere riviste realmente in 3D solo con un televisore 3D. Ma comunque l'apertura multiangolo 3D si vede abbastanza in modo interessante anche sullo smartphone direttamente. L'apertura panoramica invece effettua semplicemente una foto panoramica, semplicemente se così possiamo dire. Vedete anche mentre lo recensiamo che passiamo a volte il dito qua dietro e l'effetto di avere una barra trasparente così vistosa, perché non è così vistosa assolutamente né su Xperia 1 né su Xperia S, è un effetto veramente molto bello e assolutamente molto scenico. Fotocamera 3D che richiama la stessa fotocamera ma già nelle impostazioni 3D che abbiamo visto, la galleria di Gingerbread standard, andiamo a prendere un'immagine qualsiasi, ecco qua, aspettiamo che finisca il caricamento, ok, giusto per vedere la velocità di pinch zoom, buona, nettamente migliore rispetto al browser, questo a dimostrazione di come il problema del browser sia quasi solamente quello dell'essere poco ottimizzato a prescindere già da Google. La nostra interfaccia del drawer è personalizzabile ordinando le applicazioni in modo diverso. Premendo questo tasto invece possiamo cancellare quelle che non ci interessano. Se lo mettiamo invece personalizzato possiamo anche spostarle fra loro. Reimpostiamolo in ordine alfabetico. Una simpatica applicazione per imparare a annodare la cravatta preinstallata, curiosa veramente come scelta. Lettore musicale, andiamo a prendere la nostra musica. Ecco qua. Il volume è buono ma non altissimo, riusciamo quasi a parlarci sopra. La fedeltà del suono però comunque è buona. L'interfaccia del player di Sony è sicuramente un suo punto netto di forza. Abbiamo per esempio la possibilità di gestirle, vedete, per artisti, album, tracce, playlist e anche accedere a Music Unlimited che è un servizio di Sony per poter scaricare musica. Abbiamo musica e video, in pratica è un piccolo software che va a pescare dai nostri contatti dei social network la musica e i video che condividono. NeoReader è un lettore di QR code, quindi codici QR, quelli che spesso vedete anche su internet o sul nostro sito. Office Suite, non ci interessa. Vedete che ci spiega che per editare i documenti dobbiamo installare la versione a pagamento. Stessa cosa per i font, cosa che noi non faremo, vogliamo soltanto mostrarvi la qualità del lettore integrato. Questo è il Dock X. Scroll, pinch zoom. Andiamo a vedere invece il PDF, sempre molto pesante. Il rendering avviene pagina a pagina, ma dal momento del render lo zoom è veloce e anche il nuovo render della pagina zoomata è abbastanza veloce. Anche se, come vedete, se scrolliamo la pagina, c'è sempre da attendere di nuovo il caricamento della parte appena scrollata.
Abbiamo Playbooks, ma in questo caso lo abbiamo installato noi, l'orologio e un orologio mondiale per aggiungere varie località, insieme alla sveglia, al cronometro e anche a un timer, quindi a un conto alla rovescia. Radio FM, Play Store e il software per gestire i tag. Niente di che, possiamo scrivere i tag, leggerli, scusate, possiamo leggere i tag e possiamo, oltre che salvare nei preferiti, possiamo rendere il nostro smartphone un tag da leggere per gli altri dispositivi. Il timer che abbiamo visto prima, Timescape, che ormai è stato ridotto all'osso da parte di Sony, è un mero raccoglitore di social network, vedete, qui ci sono tutti i tweet che noi abbiamo aggiunto, ma comunque è molto molto fluido, ormai è stato comunque relegato appunto a una parte marginale del sistema. Update Center per cercare aggiornamenti, cosa che comunque consigliamo di fare spesso anche con il software del PC. Vogliamo mostrarvi anche qua sotto, vedete che a dispetto degli altri smartphone, cerchiamo di coprirlo col dito se no non si vede, l'illuminazione è singola sui tre tasti, che è una cosa molto shiny, che è molto bella, quindi non si illumina tutta la barra, si illuminano i singoli tasti. Wise Pilot e YouTube. Andiamo un attimo a effettuare una telefonata. Mi piaci. Vodafone è lieta di accoglierti nel tuo servizio clienti. Il volume in capsula è buono. Il volume in capsula è buono, quello nello speaker ho sentito che è buono, ma non è altissimo. Suono che risulta in modo molto maniacale, un pochino gracchiante, ma veramente poco poco. In conclusione, questo smartphone costa 399€ e si frappone fra Xperia U che ne costa 199€ e Xperia S che ne costa 499€. Tutti e tre hanno dei prezzi, per così dire, molto onesti, a partire anche dal più caro, quindi Xperia S, per arrivare a Xperia U, che ha un prezzo veramente sorprendente e che sta veramente spopolando. Questo Xperia P costa 3,99 e forse poteva costare 50€ meno almeno, perché per porsi realmente fra i due dispositivi, quindi a 150€ di distanza da entrambi, invece costa 3,99€. Certo, ci sono tutte le offerte, ci sono tutte le promozioni, noi comunque consideriamo sempre il prezzo di lancio, perché comunque è da quello da cui si fanno le promozioni. Se fosse costato 350, le promozioni sarebbero state fatte su quel prezzo lì e quindi costerebbe ancora meno. Questo per spiegare sempre a chi riesce comunque a criticare su questo punto. Per questa recensione di Sony Xperia P è tutto, un saluto da Ciso per androidworld.it.